Prima di portarti a casa, visto che oggi è l'ultimo giorno, volevamo sapere un po' di cose sia riguardo al tuo lavoro, questo è magari verso la fine, e, e a questo proposito già ti dico che mi piacerebbe molto che tu sviluppassi, poi non lo so se questo sarà il lavoro finale, però almeno da progetto la cosa che aveva colpito a Orietta, era ehm, il discorso del corpo verità, no? quindi se oggi il corpo eh, può avere, ha ancora una sua verità. Però proprio perché tu sei il, il primo tester, l'abbiamo già avuto lo scorso anno, Andrea Darsiè, che ha vissuto in una situazione eh, comunque di, eh, di quasi totale solitudine. Volevamo capire invece, tu siccome ci hai già svelato delle cose, come hai vissuto questa residenza e, se, e quanto questo poi eh, ha influito, andrà a fini, ad influire poi no, il, sul tuo progetto finale, se hai cambiato delle cose. Premetto che forse mi ero creato delle aspettative. Cioè, mi ero prefigurato una situazione, avevo guardato, sapevo che c'era il ristorante, sapevo che l'isola era piccola, però non mi aspettavo questa invasione di, di, di persone che dalle 11 di mattina fino alle 5 del pomeriggio invadono l'isola. Quindi c'è sempre gente tutto il tempo. Quindi non è per niente stata un'esperienza solitaria, anzi è stata un'esperienza di cercare la solitudine che non mi veniva concessa. Questa solitudine non concessa, da un lato, come dire, c'è il fattore più umorale, più personale, più è là che ha a che fare con i miei gusti, come dove mi piacesse, come mi piacesse, bla 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 bla. bla. Dall'altro, però, è anche interessante. Cioè, racconta molto più questo che non forse l'essere in un'isola solitaria. Cioè questa è la realtà. La realtà è che la solitudine è una cosa rarissima, rarissima. E tu pensi di andare in un luogo eh, e spunta sempre qualcuno, spunta sempre qualcuno. E io che lavoro, come dire, sur, spesso su questa cosa del mio corpo in spazi naturali, eh, questa cosa la conosco molto bene. Questo, al di là appunto della questione umorale e personale, invece è è come dire un riflesso dei tempi c'è cioè l'antropomorfizzazione la come dire ormai del, la gente cerca il selvaggio e quindi il selvaggio non esiste più però volevo farti un'altra domanda riguardo alla solitudine ma ad esempio quando ti ritrovavi a pranzo o a cena con tutti questi turisti e tu solo lì non hai sentito questo non hai provato questo senso di solitudine ad esempio? E beh sì certo Uh, cioè, si sa, insomma, la solitudine si sente nella moltitudine, non si sente quando si è soli. La, la solitudine intesa come disagio, cioè, non la solitudine quella cercata, voluta, vissuta, quella contemplativa, bla bla bla, ma la, quella subita come com com disagio nella moltitudine e in questo senso sì l'ho vissuta in quel senso là, nel senso negativo del termine. Sono ancora come dire pieno di emozioni, di cose, di contrasti, di pensieri, di cose, devo lasciarsi dimenticare, questa, questa intervista è molto a caldo, non è stata un'esperienza della solitudine contemplativa che, che io mi aspettavo, cioè del ritiro, del silenzio e del, della riflessione, del trovarsi in una situazione anche finalmente lontana da tutta una serie di cose. Computer, socials, cose, telefonate, organizzazione, stacchi un attimo. Bla bla bla. In parte sì, ma non, ecco, forse sono partito con un'idea forse troppo romantica. A me questa cosa che tu hai appena detto: che sicuramente in questo momento no, emotivamente ti ha comunque non turbato, infastidito no, di eh, comunque essere attorniato sempre da persone in una situazione che comunque io e Rieta abbiamo concepito di solitudine, ma nel senso che ad esempio i gruppi non sono ammessi, no? quindi può partecipare eh, un solo componente. E poi gli altri, insomma, lavorano da casa. Eh, invece affascina molto proprio perché questa residenza era nata in realtà così come idea quando avevamo visto un paio d'anni fa, forse la prima volta che ci siamo incontrate a Mota Safon. E lì l'idea era quella proprio di far rimanere sull'isola un curatore e un artista, no? E poi ho detto, boh, forse cioè, o vanno tanto d'accordo troppo oppure si sì. annegano. E poi post-COVID eh, abbiamo pensato. Di lasciare una persona sull'isola, quindi comunque già al, al di là del fatto che ci siano persone, tu sei isolato dalla terraferma. Quindi proprio per riflettere eh, la condizione che ognuno aveva vissuto a casa, che poteva essere o di tranquillità, perché finalmente no, se ne stava da solo, oppure magari avrebbe voluto o di sofferenza, ovviamente, oppure avrebbe voluto stare solo totalmente, ma come dicevi tu prima, la solitudine non è più possibile perché ti arrivavano videochiamate, no? comunque in qualche modo era un contatto con l'esterno e a molti, me compresa, quindi parlo in primis, mi dava fastidio, cioè lo trovavo come una cosa troppo no? aggressiva, violenta. Io semplicemente volevo stare sola. Quindi anche questa invasione, da un certo punto di vista. Eh, Può essere stata funzionale no? proprio perché lo scorso anno l'artista che c'era aveva lavorato proprio su come il corpo, di conseguenza la voce, le sensazioni, il tatto cambiano. All'interno di un'isola, dove la, la situazione, come dicevo prima, è già di isolamento, perché non puoi raggiungere la terraferma quando vuoi. Quindi anche questo sicuramente magari ha portato, non lo so, perché dovrai probabilmente ancora riflettere su questo, ha cambiato l'idea sicuramente, no? anche forse iniziare tuo, dei tuoi. Progetti, Io ho fatto una documentazione di aristica di quello che, che ho vissuto qui intanto, cioè vista l'impossibilità di fare quello che avevo in mente, cioè che era un, come dire portare il mio corpo a dialogare con, con l'ambiente per il mio corpo nudo. L'idea era un po' mi ispirava un pochino le cose di Arno Minkinnen, questo, questo fotografo che lavora moltissimo con il proprio corpo nel, nel, negli spazi naturali, facendo delle operazioni in cui non riesci più a capire il confine tra il corpo e l'ambiente, proprio una specie di, di rendersi quasi di vegetarsi, no? Dentro a, a una situazione. Quella era un po' quella. Eh, qui era impossibile perché mh, ho, ho fatto un, un paio di scatti ma dovevo correre, eh, in, cioè levarmi le mutande, correre la, eh, a fare la foto, poi trovare un posto dove cambiarmi velocissimamente perché passava una barca a 10 metri dalla riva e è già successo che insomma, alcuni si sono fermati, hanno iniziato a urlare, per cui l'ho un po' spostata la cosa e ho detto va bene, cioè, integriamo questa cosa qua, facciamola diventare diaristica. Mm -hmm. cioè, adesso devo ancora guardare quello che accaduto, non ci volevo pensare. Ok? Cioè deve essere, facciamo un diario di questa cosa qui. Però, come ti ho detto, ci cioè, sono tante le cose che sono entrate poi a, a, a far parte del, 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 mio, del mio stare qui. Cioè, non sono uno che, a cui importa la frustrazione, l'incazzatura oppure sentirmi disegnato, non è importante. Anzi, lo trovo quasi interessante qualche volta. Non, non che mi piaccia, ma però poi quando torno ed elaboro, questa cosa qui mi porta a fare delle riflessioni che forse sono più interessanti che non quelle di trovarsi in una specie di Eden, hai capito, dove tutto funziona. D'altro canto, questo è di, di conseguenza questo. È quello che ti viene dato come spunto di riflessione. Il problema qui è stato lo smottamento, cioè è stato lo schianto tra le, le mie aspettative e la realtà, che non sono state veloci. Non sono state veloci, e da un lato eh, avrei dovuto portare pellicole di tutt'altra natura per fare un, un lavoro diverso, eh, più diaristico. Eh, avrei portato pellicole fresche, probabilmente, molte di più, e avrei fotografato le persone, avrei fotografato quello che video chiamava, avrei fotografato questa cosa qua. Ma con le pellicole scritte, e i tempi e, le e questo tipo di macchine qui eccetera i tempi che hanno oltre a essere costosissime che costa un occhio della testa non era possibile farlo ma va bene sono riuscito comunque avevo delle altre cose sono riuscito comunque a registrare un pochino la situazione avevo due progetti questo qui e poi l'altro che comunque svilupperò che voglio sviluppare i comizi d'amore fotografici che poi eh, riflettendo così saranno addirittura, li farò forse con il light painting, cioè chiuderò una persona dentro la stanza con una lunga esposizione e con il cellulare chiederò di illuminarsi le par delle parti del corpo che non, che non vogliono che si vedano. Per cui probabilmente ci sarà un, 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 un effetto molto baconiano ma anche di solitudine rispetto a ciò che dicevi del corpo verità io non ho risposte come già ti avevo detto se per me è una domanda aperta che continua a, a generare però io non riesco a fotografare cioè faccio fatica a fotografare modelli e modelle eh, faccio fatica la, la posa la cosa bah bah bah. quindi è un lavoro quello di cercare di captare Uh, come dire, una, una, una verità del, 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 del corpo, come dire, siamo abitu troppo abituati a essere fotografati, cioè siamo continuamente o autofotografati o fotografati dagli altri, eccetera, eccetera, per cui siamo, uh, oltre ad essere in base di foto, siamo anche in base di possibilità di fare da modelli. Per cui il corpo non è mai vero, cioè è sempre una costruzione. Un lavoro come quello di Duanot, un classico delle fotografie dei bambini, eccetera, adesso sarebbe totalmente impossibile. Quel lavoro sulla freschezza dell'infanzia, sull'andare per strada e fotografare i bambini e le loro cose, e le scuole, eccetera. Ho visto delle foto che ha fatto a scuola, sì, ciao, fotografare i bambini a scuola, devi chiedere 35 permessi e poi, eh, e poi devi qua e là e su e giù, è impossibile. Quindi anche fotografare i corpi adesso devi chiedere i permessi, se no vai incontro a rogne. Il rapporto con il, con il corpo è diventato estremamente problematico dal punto di vista foto, fotografico, cioè è la posa... O, o veramente fai fatica veramente a fotografare le, le corpi veri io uso molto la nudità ad esempio perché è una forma disarmante secondo me di presentarsi come anche diceva Renang fotografi i corpi nudi perché sono, sono veri sono l'unica possibilità di, di, di disarmo, no? io lo chiamo eh, purtroppo cioè, non, è, non è una cosa, si carica sempre eroticamente anche laddove non ha niente di erotico, perché vabbè cioè, sta nello sguardo delle persone e anche perché una cosa che no, ne avevamo parlato anche, <coughs> che mi hanno chiuso quattro profili Instagram mm -hmm. perché ci sono io o altri corpi nudi, eccetera, eccetera, che non hanno niente di erotico, ma proprio zero. O sì, in quei momenti sì, volutamente, ma mai pornografico comunque. Tutto il lavoro dei social media, Instagram, Facebook, questo continuare a censurare, eccetera, eccetera, ha portato una malizia che ci portiamo nella vita reale, dire anche nella realtà hanno come dire modificato secondo me la percezione del corpo nudo proprio uh, attraverso cioè, l'uso massivo che facciamo di social media ci entra nel cervello per cui adesso ti, ti sembra strano un corpo nudo perché non ti è concesso perché ti è come dire così anche laddove non ha niente di, 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 di come dire di erotico o di pornografico eccetera però anche lì poi dico io sono un grande amante della pornografia, ad esempio, perché a me non serve a qualcosa. Ci sono un sacco di foto che non servono a niente, ma la pornografia serve a qualcosa. Anche il discorso sullo sceno, su quello che è fuori scena, eh, è un discorso molto complesso, molto lungo. Come diceva appunto lui poco fa, c'è... Cioè, delle immagini che hanno magari il fuoco dell'azione su una, uno che urina sull'occhio all'altro, nella foto di Witkin e lui rimane sconvolto dal piede sporco, eh, cioè, è estremamente significativo di come anche cioè, le, 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 ciò che viene considerato osceno è estremamente personale. Ciò che colpisce. Uh, quello che Barthes chiamava il punto, ciò che punge eh, non è quello che, che sembra che indichi la fotografia, ma ciò che punge invece è un dettaglio che è estremamente personale, estremamente così. E ritornando a Bomba, cioè, è l'algoritmo che decide qual è il punto. Ritornando al discorso su, sul corpo vero e, e il mio rapporto con, questo, con questa ricerca qui, ho un mezzo con cui cerco di indagare questa zona, un, è un campo di, di indagine, un campo di significati che prolifera. Leggevo ieri sera il libro che mi ha regalato eh, Orietta su Zigaina e Pasolini e Pasolini diceva appunto a, a, a Maria Callas, ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire perché c'è la poesia. Che le dice è l'unico modo per dirle. Non è molto diverso in fotografia. Ci sono delle cose, anche questa cosa del corpo verità, io non posso dirla stranamente. Posso, attraverso la fotografia, indagarla e, e anche lì poi non posso neanche spiegarla. Cioè, vedi l'immagine, capisci, basta. Poi magari sì, si possono costruire dei discorsi sopra, però, come dire, è quella, quella zona di silenzio che è interessante, secondo me. Finalmente un corpo che crea silenzio intorno, quando è possibile, quando riesce, la potenza è quella, un corpo che è pieno di silenzio e che crea silenzio.